Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Lettura del Vangelo secondo Marco. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Crocifiggilo! Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: Crocifiggilo! Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tu o Barabba? Quante volte in quei giorni mi è risuonata nella testa questa domanda? Io non ho avuto il coraggio di rispondere, ho preferito che gli altri scegliessero per me. Non vi è mai capitato di seguire il gruppo perché è più comodo o per non essere esclusi? Purtroppo, a mie spese, ho capito che bisogna sempre saper decidere con la propria testa, anche se costa fatica, anche se stare dalla parte di Gesù vuol dire perdere la faccia. Gesù o Barabba? Adesso io so cosa rispondere. E voi? Quando è facile adeguarsi al così fan tutti, aiutaci Gesù a fare la scelta giusta? Quando in famiglia ci vengono chieste cose buone che ci pesano, aiutaci Gesù a fare la scelta giusta. Quando non abbiamo voglia di pregare o di incontrarti nell'Eucaristia domenicale, aiutaci Gesù a fare la scelta giusta. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e lì radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei giudei! Sputandogli addosso. Gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Ogni volta che ci è più facile giudicare e criticare chi ci sta accanto, donaci Gesù il tuo sguardo misericordioso. Ogni volta che non riusciamo a contenere la rabbia nei gesti e nelle parole, donaci Gesù il tuo sguardo misericordioso. Ogni volta che ci trattano male e siamo tentati di vendicarci, donaci Gesù il tuo sguardo misericordioso. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Quel giorno ero andato per godermi lo spettacolo, per vedere uno sconfitto, uno che aveva fallito. Dopo tanti miracoli, dopo tante belle parole, ecco quel Gesù là, a terra, sotto il peso della croce. Ma quando l'ho visto rialzarsi e proseguire il cammino, ho capito quanto fosse forte e coraggioso. Ho compreso che uno fallisce veramente nella vita quando si arrende. Quando non reagisce e non trova la forza di andare avanti. Da allora, ogni volta che sbaglio, pensando a lui, so che posso ripartire, ricominciare, rimettermi in cammino, anche quando tutto sembra perduto. Se ci sembra che non ci siano più speranze o soluzioni, Gesù, dacci la forza di rialzarci. Se ci sembra di avere sbagliato tutto con te e con gli altri, Gesù, dacci la forza di rialzarci.
Se ci sembra che l'unica soluzione sia mollare e arrenderci ai nostri errori, Gesù dacci la forza di rialzarci. Le parole giudicano, feriscono, fanno male, ma le parole possono anche sostenere e far ripartire. Fai attenzione alle parole che dici a casa, a scuola o in oratorio. Prova piuttosto a usare almeno una volta grazie, scusa, prego e per favore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Non mi sono arresa, nonostante i miei occhi non riuscissero a vedere tutto quel dolore. Non potevo sopportare che mio figlio, Gesù, venisse trattato come un malfattore. Ho avuto la tentazione di scappare, di fuggire da tutta quella crudeltà insopportabile. Ma a un certo punto nel mio cuore sono risuonate quelle parole che un giorno, a Nazaret, avevo sussurrato all'angelo. Eccomi, sono la serva del Signore. Non potevo tirarmi indietro proprio allora. Così l'ho seguito fino alla fine, fino ai piedi della croce. Lui, che ho tanto amato, dava la sua vita per il mondo. Tutte le volte che scappiamo davanti ai nostri impegni e responsabilità, insegnaci Maria la tua verità. Tutte le volte che ci risulta faticoso compiere i nostri doveri, insegnaci Maria la tua fedeltà. Tutte le volte che ci dimentichiamo di Gesù, insegnaci Maria la tua fedeltà. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Lettura del Vangelo secondo Marco. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Che scocciatura! Pure la croce ho dovuto portare, senza nessuna colpa. Che cosa avevo da spartire con quel delinquente? Io, che ero un onesto lavoratore della campagna, non c'entravo nulla con quell'uomo. Ognuno dovrebbe prendere la propria croce e arrangiarsi. Ma poco alla volta la croce di quell'altro è diventata sempre più leggera e il cuore si è riempito di una strana gioia. Ho capito, infatti, l'antico proverbio che dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Così, portando aiuto a quel povero Gesù, ho ottenuto molto di più della fatica che ho provato. Dinanzi agli amici che chiedono il nostro aiuto, donaci, Signore, gesti di carità. Dinanzi alle richieste dei nostri genitori, degli insegnanti e dei catechisti, donaci, Signore, gesti di carità. Dinanzi alle persone più bisognose che incontriamo, donaci, Signore, gesti di carità. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Lettura del libro del profeta Isaia. Non ha appartenenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo del dolore che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo stima. Non potrò mai scordare quel volto, impresso non solo sul mio fazzoletto, ma anche sul mio cuore. Così, tanto sofferente ma carico d'amore, quello stesso amore che aveva accompagnato tutta la sua vita. Quante volte, infatti, si era piegato per sofferenze dei fratelli, aveva asciugato le lacrime di chi era nel dolore e abbracciato chi, pentito, desiderava cambiare vita. Vorrei tanto che i lineamenti di quel volto affiorassero sul mio e imparassi anch'io ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Lettura del libro dei Salmi. Ma essi godono della mia caduta. Si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. Mi dilaniano di continuo. Mi mettono alla prova. Mi coprono di scherni. Contro di me digrignano i loro denti. Io, che avevo così tanto creduto in lui, lo seguivo da lontano, mescolato tra la folla. Non avevo il coraggio di espormi, così l'ho tradito. Sono scappato come quasi tutti i miei compagni. Mentre lo vedevo rialzarsi con il pesante legno della croce sulle spalle, mi sono venute in mente le parole della parabola che ci aveva raccontato, di quel pastore che si era caricato sulle spalle la pecora smarrita per riportarla all'ovile. Su quella croce c'era anch'io, con il mio tradimento e il mio peccato. Gesù, il bel pastore, in questo modo mi riportava a casa, mi donava il suo perdono. Ogni volta che ti tradiamo, regalaci ancora Gesù il tuo perdono. Ogni volta che non rispettiamo i tuoi comandamenti, regalaci ancora Gesù il tuo perdono. Ogni volta che, pentiti, torniamo a te, regalaci ancora Gesù il tuo perdono. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Lettura del Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di stesse e sui vostri figli». Che dolore, Signore, vederti soffrire così. Senza nessuna colpa, non potevamo trattenere il nostro grido e le nostre lacrime. Quanta ingiustizia per quella croce che ti avevano messo addosso. Non potevamo tacere, non potevamo non alzare la voce, perché il silenzio ci avrebbe resi complici di quella tremenda condanna. Da quel giorno il nostro stesso grido si eleva in ogni parte del mondo, perché anche oggi tu soffri in ogni uomo e donna, giovani, vecchi, adulti e bambini, che subiscono un ingiusto dolore, ora sì, lo sappiamo. Per tutte le vittime delle guerre in ogni angolo del mondo, ascolta, Signore, il nostro grido. Per tutti i bambini che soffrono a causa della fame e della violenza, ascolta, Signore, il nostro grido. Per il dolore delle persone che ci stanno accanto, ascolta, Signore, il nostro grido. Gesù cade per la terza volta. Ecco, io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, io confesso la mia colpa, sono innanzi per il mio peccato. Avevo fretta, era già tardi, non avevo tempo da perdere. Figuriamoci per un malfattore condannato alla pena della croce. Eppure è bastato fermare i miei occhi su di lui, vederlo sfinito a terra per capire quanto fosse inutile il mio correre vuoto, senza senso. Basta poco, solo uno sguardo carico di compassione per sollevare chi è caduto sotto il peso delle difficoltà e degli affanni. Ragazzi, non abbiate fretta. Incrociate lo sguardo di chi percorre la strada con voi verso casa, la scuola o l'oratorio. Come Gesù, forse, ha bisogno un po' della vostra attenzione. Come il buon pastore cerca la pecora smarrita, pensa a qualcuno con cui è necessario far pace e riconciliarti. Prova a far tu il primo passo sulla via del perdono. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. Ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture e tessuto tutto d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Era bella quella veste, anzi bellissima, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Bella come bella era la persona che la indossava, Gesù, una persona speciale. Pronta a entrare in contatto profondo con chi incontrava. Ecco, lui era capace di andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il cuore degli altri. Lo faceva con delicatezza, con un senso d'amicizia. Anche per me è stato così, mi sono sentita guardata e così ho iniziato una nuova vita.
ho ricominciato a vivere grazie a lui. E ora i gesti violenti di quei soldati, così lontani da quelli delicati e belli di Gesù, mi feriscono di nuovo. Certo, loro si dividono la veste, ma l'umanità bella di Gesù, quella resta. Non la si può spezzare ed è un dono ancora oggi per me, per voi e per tutti. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Lettura dal Vangelo secondo Marco. Erano le 9 del mattino, quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. «Mi avevi mostrato tutto di te. Avevo visto quelle mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i pani ai pesci, curare i lebbrosi. Ma ancora non avevo visto fin dove potesse giungere il tuo amore. Quelle mani ora inchiodate, quei piedi che avevano percorso tutte le strade della Palestina ora bloccati, in realtà erano segno di misericordia ancora più grande. Le tue ferite, Signore, ci dicono che non c'è amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. Lo avevi detto tante volte, lo avevi dimostrato in tante occasioni, non erano solo parole, come spesso capita a noi. Ora, mentre ti guardo, capisco tutto. Comprendo quanto è infinito il tuo amore per ciascuno di noi. Ogni volta che ci scordiamo della tua presenza amorosa nella nostra vita, donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti. Ogni volta che preghiamo distratti nelle nostre giornate, donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti. Ogni volta che vogliamo evitare un possibile incontro con te, donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Marco. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio?» Io, di gente morire, ne ho vista tanta. È, in fondo, il mio mestiere. Qui, sulla collina, il Golgota, sono il responsabile delle esecuzioni. È una cosa che faccio da anni, quasi ogni giorno. Ma quella volta non è stato uguale a tutte le altre. No, quell'uomo era davvero speciale. Non una parola di odio, nemmeno di rabbia o di vendetta. Era come una pecora portata al macello. E poi, infine, sulla croce, solo parole di perdono. Sì, dall'alto della croce. Lui perdonava quelli che lo stavano uccidendo. Perdonava anche me. Io, un uomo morire così, con tanto amore nel cuore, non l'avevo mai visto. Non so perché, ma mi è venuto spontaneo un pensiero che forse deve essermi appena affiorato sulle labbra. Davvero quest'uomo era figlio di Dio?